Tutto è cominciato con un torneo di sciancco. Siamo andati a chiedere l'autorizzazione in comune e dopo qualche perplessità ci è stata data l'autorizzazione e da lì è cominciato tutto quanto, perché da lì una infinità di relazioni che da subito nascono e si evolvono, crescono e fanno sì che l'anno dopo ci sia al posto del torneo di sciancco Città di Verona la prima edizione del Toccatifa. Abbiamo chiesto al comune di Verona di aiutarci. Sì, sì. E che cosa ha fatto il comune? Inizialmente non è andato alla cieca, non ha capito, si è fidato e ha concesso degli spazi centrali della città, la scommessa è stata lì. Abbiamo capito subito che il loro approccio al problema non era un approccio nostalgico. Personas de diferente edad, personas de diferente género, masculino y femenino, e incluso personas de diferente cultura, todos forman parte de un mismo objetivo, donde no únicamente hay una experiencia física, sino que también hay una experiencia cooperativa, emocional, social, de relación. Lo que demuestra que la colaboración no solo es en la comunidad, sino entre comunidades, que esto es Toccatí, una comunidad de comunidades lúdicas, que es lo que confirma que estamos hablando de algo que forma parte de nuestra esencia, de nuestra vida, de nuestro patrimonio cultural inmaterial, que no se ve, pero que está en la parte más profunda de nuestra génesis, de nuestro corazón, ¿verdad?